Benvenuti a Il Punto, trasmissione settimanale di approfondimento da Palazzo Cesaroni, non dal solito centro video, la location dedicata, ma dalla sala consiliare per i motivi noti del mantenimento delle distanze di sicurezza. Non siamo certo ancora fuori dall'emergenza, quindi rispettiamo tutte le norme che sono state adottate nel nostro Paese. Nella trasmissione di oggi due consiglieri regionali donna, alla mia destra Paola Fioroni per il gruppo Lega. Buongiorno. E alla mia sinistra Donatella Porzi per il gruppo del Partito Democratico. Buongiorno. E parto proprio dalla situazione attuale, ho detto non siamo fuori dall'emergenza, anche se c'è una ripresa netta delle attività economiche, anche i primi segnali per fortuna che riguardano anche i turisti che si cominciano a rivedere in giro in alcune città, in alcune zone dell'Umbria, la gente ha ripreso a camminare, ma gli ospedali anche da poco hanno ripreso le loro prestazioni al di fuori di quella che è stata l'emergenza Covid, ma naturalmente la macchina è lenta, i problemi sono ancora tanti, i ritardi accumulati sono moltissimi. Allora, il punto sulla situazione, comincio con Paola Fioroni, sulla situazione sia dal punto di vista economico che sanitario che riguarda tutte le persone che ci stanno seguendo. Certo, allora innanzitutto grazie, sicuramente questo sarà un confronto arricchente con la consigliera Porzi con la quale abbiamo tanti argomenti che comunque abbiamo dibattuto e sui quali ci siamo confrontate insieme. La situazione dell'Umbria è chiaramente una situazione che diciamo non è fuori dall'emergenza, come ha detto lei in precedenza, ma sicuramente non è una situazione preoccupante, perché è dato di fatto che l'Umbria è comunque una di quelle regioni che può essere considerata Covid free, cioè una di quelle regioni che per tabulas, quindi per dati, fatti e atti, si avvierà o si sta avviando in quello che è un processo di totale, speriamo quanto prima, eliminazione della situazione, insomma, dei contagi. Attualmente abbiamo un numero di positivi molto esiguo, dal punto di vista sanitario comunque stiamo, come lei ha detto, riprendendo tutte quelle che sono le attività ordinarie. Chiaramente le difficoltà ci sono, c'è una riprogrammazione in atto che è stata fatta da parte della Giunta, in particolar modo dall'assessore Coletto, già con la delibera 374, ma poi ulteriormente con la successiva apertura delle linee guida per la gestione sanitaria della cosiddetta fase 3, che sono state approvate il 10 giugno, per cui si sta gradualmente andando verso una ripresa di tutti quelli che sono i servizi sociosanitari, con le dovute difficoltà, ma soprattutto con le cautele che dobbiamo continuare ad avere in una situazione che non vogliamo in alcun modo, per la sicurezza di tutti i nostri cittadini, abbia code e quindi recrudescenze che possano in qualche modo mettere in una situazione di pericolo non solo la salute e la vita delle persone, ma anche quella che è una ripresa economica a cui comunque tutti puntiamo e che pian piano sta avvenendo anche nella nostra regione. L'Umbria ha questa situazione appunto di contenimento dell'emergenza sanitaria per tante ragioni, sicuramente per un'ottima strategia di contenimento dell'emergenza, per una tempestività ed un pragmatismo che c'è stato nella gestione dell'emergenza, per anche la prudenza dei cittadini umbri che comunque hanno rispettato le prescrizioni e quindi tutti quelli che sono le norme, che sia nazionali che date appunto dalla regione, per il contenimento del virus. La nostra regione è una regione che comunque non ha grandissime vie di comunicazione, per cui fin tanto almeno che le regioni erano appunto chiuse aveva sicuramente una dimensione anche di sicurezza, autotutela. Di autotutela.
Però ribadisco, sicuramente l'Umbria non ha avuto problematiche forti come in altre regioni, anche per quella che è stata una azione tempestiva per combattere quelle che erano anche i primi attacchi pericolosi di quella che ricordiamo una pandemia, quindi è un qualcosa di dimensione mondiale che non ricordiamo almeno dal secolo scorso, per cui veramente stiamo vivendo un qualcosa che è di difficile non solo narrazione, ma è difficile da affrontare. Ecco, in questi momenti Donatella Porsi, anche la minoranza, ha giocato un ruolo molto importante, un ruolo di pungolo, di controllo, di stimolo per la giunta. Tanti sono stati i temi ogni giorno al centro del dibattito, perché in un'emergenza appunto mai vista, chiaramente la situazione andava affrontata sotto tanti risvolti. Ecco, che cosa è stato fatto bene, che cosa invece c'è ancora da fare? Io parlavo di ripresa, ma aggiungo con moderazione, perché ci sono decine di migliaia di prestazioni che gli ospedali devono ancora fornire, sono quelle di prima dell'emergenza che si vanno ad assommare a quelle di oggi. Quindi una cosa lenta, in positivo divenire, ma tante ancora le cose da fare, anche a livello politico, insomma, da discutere. Intanto grazie per l'occasione di questo confronto, anch'io ho piacere di confrontarmi con la collega Fioroni, perché ritengo che anche se da posizioni contrapposte il fatto di mettersi a confronto è sempre un arricchimento e un pungolo per tutti. Vorrei ricordare in apertura di questo breve intervento che nel momento in cui è scoppiata la pandemia come minoranza ci siamo messi da subito a disposizione, diciamo mettendo un po' da parte quello che è la dialettica politica normale in un consiglio regionale, in tutte le amministrazioni, cercando veramente un incontro e un confronto anche fisico su chat per vedere se c'erano le opportunità anche di essere forza di opposizione che poteva collaborare. Questa occasione non ci è stata data per una serie di motivi, per cui, come ha detto lei, noi siamo stati protagonisti di una serie di atti e di situazioni che a volte potevano sembrare anche un po' esagerati rispetto a quello che si stava vivendo e al modo in cui la Giunta, l'esecutivo e la maggioranza tutta aveva inteso guidare questa fase e condurre questa fase di emergenza. Quindi le nostre azioni sono state, diciamo, volte a mettere in evidenza tutte quelle segnalazioni che ci provenivano dalle nostre relazioni, da quello che potevamo osservare. Poi in alcune cose ci siamo trovati magari a volte in sintonia, a volte in contrapposizione, a volte avevamo notato le stesse cose, a volte qualcosa poteva essere sfuggito. Quindi diciamo, l'atteggiamento iniziale è stato veramente quello. E su quella scorta ci siamo mossi in questi mesi, almeno per quello che mi riguarda. Io ho inteso il ruolo dell'opposizione sia in momenti, diciamo, di normalità come un ruolo di verifica, di controllo, ma anche di proposta, di collaborazione, perché tutti condividiamo la crescita e l'uscita dalla crisi e il miglioramento comunque a prescindere delle condizioni della nostra comunità. Cosa non ha funzionato? Credo che l'Umbria possa dire, partiamo da cosa ha funzionato, così almeno mi sembra più opportuno. Ha funzionato intanto la rete del nostro sistema sanitario, e questo io lo voglio sottolineare, perché a fronte di risultati di cui siamo tutti estremamente contenti, il numero dei contagi, il numero delle vittime purtroppo, il modo di affrontare questa crisi ha messo in evidenza una grande capacità, professionalità e anche un'organizzazione della rete territoriale. Questo non lo dimentichiamo, perché a volte sembra che una nuova gestione può dare impulsi chissà quanto diversi. Abbiamo gestito una cosa inedita e siamo purtroppo incappati negli errori che hanno fatto anche altre regioni, ma io non do la colpa a nessuno di questi, perché nel momento in cui si applicano le direttive che arrivavano, non voglio dire da un governo nazionale, ma anche dalla scienza, che dava dei consigli, che si stava misurando, che ha trovato a volte anche elementi di contrapposizione al loro interno, mettendo anche, diciamo così, in predicato situazioni che precedentemente venivano date come situazioni certe.
Quindi al di là dei meriti e dei demeriti, io credo che noi oggi dobbiamo con grande forza guardare a una ripresa delle attività all'interno del sistema sanitario pubblico, perché le 120.000 prestazioni che sono lì, purtroppo il Covid ci ha dato la gestione di un'emergenza, ma non ci ha dato la sospensione rispetto a tutte le altre patologie di cui purtroppo i nostri cittadini, gli umbri e la nostra comunità ha bisogno. Questi numeri gridano vendetta. Noi vorremmo che veramente, forse con un po' più di celerità, laddove è possibile, laddove le condizioni di sicurezza lo consentano, evitare, diciamo, i percorsi misti che, senza dar colpa a nessuno, sappiamo sono stati la causa anche di ulteriori contagi, di luoghi di incubazione che hanno purtroppo messo a rischio la salute dei sanitari, degli altri ricoverati, delle persone che incautamente venivano tra di loro a contatto e che hanno determinato una criticità. Certo che adesso dobbiamo uscire da questa crisi, che non è soltanto una crisi sanitaria ma anche una crisi economica. Mi pare che aveva indirizzato un po' il discorso anche su questo, no? Quindi io qui dico che promuovere la nostra regione con quelli che sono stati sempre dei limiti che ci hanno caratterizzato come dei punti di forza straordinari sui quali puntare per richiamare turismo, per richiamare visitatori, per garantire attraverso questa nostra realtà fatta di tanti piccoli borghi sparsi nel nostro territorio. Ecco, questi sicuramente offrono un'occasione importante e per certi versi anche tranquillizzante, no? Per chi vuole programmare qualche giorno di vacanza. Dopodiché le attenzioni devono essere alte, proprio di oggi sono le notizie che altri focolai si stanno accendendo laddove magari queste misure di sicurezza vengono un pochino meno. Ci sono una serie di segnalazioni e raccomandazioni che non dobbiamo cedere al fiorire del turismo per far riprendere la pandemia, quindi di nuovo voci anche molto contrastanti dal mondo scientifico che mettono in difficoltà chi ha la responsabilità di governare a tutti i livelli. E quindi, siccome a tutti i livelli si possono trovare diverse forze politiche, io dico che con il senso di responsabilità va gestita questa fase. Oggi dicono che sui giornali abbiamo letto che sicuramente in autunno ci sarà un'altra emergenza, quindi dovremmo essere pronti ad affrontarla cercando di non fermare nuovamente una regione, un paese come l'Italia, perché veramente la crisi economica a quel punto diventerebbe qualcosa di insostenibile e di estremamente preoccupante per quello che può essere la nostra economia. Ecco, a proposito di situazione della sanità, c'è un argomento che in questi giorni è esploso, c'è stata anche una protesta di piazza sulla nuova disposizione che riguarda le situazioni di aborto, la pillola abortiva. La Giunta Tesei ha preso una posizione che è molto contestata. Io vorrei sentire allora da entrambi, sono fortunato ad avere due donne oggi nella trasmissione, per sapere cosa ne pensate di questo argomento che, come dicevo, ha anche portato, nonostante le restrizioni, perfino a una protesta in piazza contro la decisione presa dalla Giunta. Comincio da Paola Fioroni. Sì, mi permetta un attimo solo di puntualizzare, perché la consigliera Porzi ha messo in luce alcune criticità e io puntualizzo semplicemente alcune cose. È chiaro che noi riconosciamo profondamente quella che era professionalità che è stata profusa da tutti i nostri sanitari nella gestione dell'emergenza, e su questo non vi è alcun dubbio. Abbiamo ringraziato tutti quelli che sono stati sempre in prima linea, come coloro che hanno garantito i servizi essenziali. È chiaro che se si parla di liste d'attesa in una situazione di pandemia e di recupero di quelle che sono le attività ordinarie, mi viene insomma un po' da sorridere che non si parli di liste d'attesa in quella che era un regime ordinario che si aveva nel passato, per cui mi sembra ecco, una questione piuttosto strumentale, perché la difficoltà è evidente, si cerca contestualmente al mantenimento, come diceva la consigliera Porzi, non si sa quello che sarà il futuro, è un virus che non conosciamo, i dati scientifici non ci danno attestazione di nulla, per cui dobbiamo comunque continuare a mantenere dei livelli di sicurezza.
Per cui, detto questo, lo smaltimento delle liste d'attesa in una regione che di liste d'attesa di mobilità passiva ha sofferto per lungo tempo è chiaramente un qualcosa di cui ci faremo carico, come di tante altre cose. Le linee guida per i percorsi separati ci sono state gestite le zone grigie. È chiaro che ci sono stati errori, non lo so, più che altro difficoltà dovute alla gestione anche di una serie di situazioni che ci sono state imposte dal governo, dalla protezione civile che non ci inviava strumenti o quant'altro. Comunque queste erano puntualizzazioni, vado alla domanda successiva che ritengo anche molto importante. Credo in ogni cosa che affronto solitamente, penso anche alla consigliera Porzi in quanto madre, penso che sia naturale e spontaneo, mi chiedo che cosa vorrei lasciare ai miei figli, no? A mia figlia in particolar modo, riferendoci in questo caso a una dimensione femminile. Ecco, io penso a tre momenti essenziali, che è un prima, un durante e un dopo. Posto che per me c'è un percorso culturale importante da dover sostenere in tutti gli ambiti che debbano garantire rispetto e libertà alla donna, perché ancora, e mi duole dirlo, viviamo una società fondamentalmente patriarcale, perché quella grande salto culturale che doveva essere fatto in tante dimensioni ancora è abbastanza con il freno tirato. Infatti viviamo in un paese in cui c'è una forte disoccupazione femminile, in cui comunque anche a parità di carriera e quindi anche di rapporto di lavoro una donna viene anche pagata meno rispetto ad un uomo, c'è tutta una serie di riconoscimenti che ancora non ci sono per quanto riguarda le capacità la libertà appunto di autodeterminazione e di autoaffermazione della donna, per non parlare poi della dimensione della violenza. Perché anche il femminicidio ha una sua dimensione purtroppo ancora rilevante nel nostro paese e anche in Umbria. Detto questo, il prima, durante e poi per me si sviluppa in questo senso. Il prima è fondamentale per garantire la scelta alla donna, mettendola davanti a delle alternative, perché scegliere significa poter scegliere fra diverse alternative e l'alternativa deve essere garantita con una serie di supporti e sostegni nei confronti della donna in stato di gravidanza in senso positivo. Vorrei anche ribaltarla ogni tanto questa narrazione, perché vorrei pensare a quelli che possono essere i supporti e i sostegni ad una donna in senso positivo, per cui all'implementazione e al consolidamento dell'attività dei consultori, ad un'educazione sessuale importante, quindi magari all'uso dei contraccettivi piuttosto che poi a scelte di diverso tipo nel dopo, alla previsione di una rete che veramente supporti situazioni di difficoltà che possono essere di diverso tipo, di diverso genere. Poi abbiamo un durante che chiaramente è la possibilità, qualora purtroppo una donna sia comunque di fronte alla scelta di interrompere la gravidanza, che ahimè è una dimensione di dolore immenso comunque, perché va contro l'essenza stessa della donna che è la vita, per cui in ogni caso un aborto spontaneo, un aborto volontario è comunque una dimensione impattante per una donna. Quindi nel caso in cui una donna si trovi di fronte a questo tipo di decisione deve essere messa in condizione di scegliere, però di scegliere in sicurezza. Quindi la situazione in cui ora ci troviamo è una polemica nata da una decisione da parte della Giunta ed in particolar modo della Presidente di riportare l'Umbria a una dimensione nazionale, a delle linee guida che sono state seguite, vengono seguite dalla maggior parte delle regioni italiane e che vanno in linea con quelle che sono le linee guida del Consiglio Superiore della Sanità del 2010 e che quindi in tutti i modi vogliono semplicemente
consolidare e sicuramente assicurare un percorso di sicurezza ad una donna, un percorso che ancora su questo tipo di procedura non ha certezza. In più dico che per assicurare ad una donna un percorso di questo genere ci vuole un sistema sociosanitario anche a livello regionale che sia in grado di sostenere e di supportare questo tipo di procedura. Per cui non vi è nulla di ideologico o di politico, vi è semplicemente la volontà di rispettare un'indicazione nazionale e soprattutto di garantire la sicurezza della donna senza in alcun modo mettere in discussione la sua capacità e la sua libertà di scelta. Quando e se cambieranno le linee guida nazionali e ci saranno tutte le situazioni di sicurezza, io credo che nessuno avrà una dimensione di ostacolo nei confronti della libertà di scelta anche in questo senso. Donatella Porsi? Stessa domanda? Sì, diritto di replica su questo argomento. Replica su questo argomento, ma solo per chiudere il quadro sulla sanità, io sui numeri delle liste d'attesa vorrei riparlare con la collega Paola Fioroni con grande piacere, però su questo tema, che è il tema di questi giorni, con grande serietà vorrei approcciarmi, come ha fatto lei, a una cosa che solo forse chi è donna riesce a comprendere. Intanto dico che quei politici che hanno provato a spostare il tema dalla questione umana nella sua accezione più completa a quella ideologica credo che abbiano fatto un grave errore, soprattutto quando strumentalmente hanno chiamato in causa i cattolici di sinistra. Ecco, io credo che non ci siano categorie di persone che possano permettersi di fare questo tipo di affronto alle donne che vivono il trauma dell'aborto. E allora, su questa particolare situazione posso condividere il fatto che è giustamente un'applicazione delle linee guida nazionali. Però queste linee guida nazionali risalgono al 2010 e vengono applicate oggi in piena emergenza Covid, quando appunto l'emergenza Covid ci narra che dobbiamo lasciare le questioni, diciamo, ospedaliere il più libere possibile, l'accesso agli ospedali, per evitare quel sovraffollamento e anche quell'esternalizzazione delle prestazioni per facilitare appunto la gestione dell'emergenza. Quindi se questo è il principio con cui la Giunta si è mossa, mi viene da dire che la tempistica comunque trova un suo errore. Si poteva aspettare un mese, due mesi, tre mesi rispetto a quello che poteva essere semplicemente un adeguamento alle linee guida nazionali. Però voglio andare anch'io sul tema che ha affrontato la collega e che mi trova pienamente d'accordo. Quando si dice che si vuole tutelare la salute delle donne, la loro sicurezza, e questa pratica ormai ha una sperimentazione lunga di una decina di anni che ha dimostrato quali sono le incidenze di complicazioni, ecco, noi dobbiamo fare un'altra riflessione. In questo modo noi penalizziamo e mettiamo in difficoltà una certa categoria di donne, probabilmente quelle meno assistite anche in questo percorso dalla famiglia, quelle che hanno una possibilità magari per mantenere riservata una questione che, come si diceva prima, rimane nell'esperienza di una donna. È una ferita che non viene, un passo che non viene fatto a cuor leggero. Quindi chi siamo noi per esporre la donna a questo tipo di situazione? Sono anch'io d'accordo che sarebbe molto più efficace invece intervenire su tutto quello che può essere un sistema di formazione, di prevenzione, per evitare che a questa pratica si possa ricorrere con eccessiva facilità. E lì è il salto culturale che noi dobbiamo fare, per il quale da donne trasversalmente ci dobbiamo impegnare, per fare in modo che ci sia veramente una conoscenza dell'affettività, della sessualità, ma voglio anche dire della genitorialità, che è un tema che non si affronta a cuor leggero e si prende con spirito, diciamo così, troppo superficiale. Quindi io ritengo che in questo passaggio ci sia stata un pochino troppo, sicuramente fretta, e nonché il calpestare quei diritti che non siamo nessuno per poter negare. L'autodeterminazione della donna in questa scelta, in questa fase così delicata, può avere solo
per quello che mi riguarda, una visione legata alla prevenzione. E voglio dire che in questi 10 anni gli aborti sono dimezzati, proprio al grande lavoro che su queste tematiche sono state fatte da parte di chi ha amministrato questa regione, attraverso tutta la rete, attraverso i consultori, anche attraverso, diciamo, la rete antiviolenza, che ha fatto sì che tante donne potessero avere quel supporto, quel conforto da personale esperto che a volte ha dato quella spinta per uscire, a venire fuori da situazioni dalle quali non si riusciva ad emergere. Quindi io la vedrei in questa direzione, spero che ci sia un ripensamento, perché veramente credo che qui i diritti delle donne siano stati calpestati. Bene, le due posizioni sono chiare, nette, articolate, non avevo dubbi, siamo qui apposta per approfondire, però i minuti sono traditori perché abbiamo solo una manciata di minuti, quindi non riuscirò a farvi le domande che avevo previsto, ve ne faccio una e vi chiedo un'estrema sintesi. Il problema l'ha sollevato lei, Paola Fioroni, il gruppo Lega, sul comparto Monteluce. Non faccio nemmeno la domanda. Che sta accadendo? C'è gente che sta aspettando soldi, aziende che stanno per fallire e una cosa ancora da costruire. Le chiedo però di fare un'estrema sintesi in un minuto di questa situazione. L'estrema sintesi l'ha fatta lei, cioè c'è una situazione di difficoltà dovuta al fatto che comunque ci sono aziende, fornitrici e subfornitrici del comparto Monteluce che ancora attendono di essere ristorate, di essere pagate. Abbiamo una situazione di un quartiere che è messo in difficoltà perché ancora è un cantiere a cielo aperto, ma soprattutto abbiamo una situazione in cui l'ente regione si trova a vedere il suo patrimonio praticamente azzerato, in quanto le quote del fondo, come ho già avuto modo di dire, in cui sono state conferite gli immobili che valevano da una perizia 43 milioni di euro, attualmente, secondo una relazione di BNP Paribas, al 2019, a giugno 2019, valgono zero. Quindi questa è la problematica essenziale che abbiamo. Abbiamo cercato comunque di essere proattivi e quindi di chiedere alla Giunta di continuare in un percorso per trovare una soluzione a quella, e dico solo questo, poi mi taccio, che è un buco nero finanziario, perché io ho parlato di buco nero in assemblea legislativa per intendere proprio questo, cioè si tratta di un buco nero finanziario, perché Monteluce deve e dovrà essere un quartiere che dovrà diventare un fiore all'occhiello di questa città, per cui in questo confidiamo e questo speriamo che possa essere un percorso. Assolutamente, Donatella Porzi. Ma, velocemente, visto il tempo che rimane a poco a disposizione, mi preme sottolineare che più che un buco nero io lo definisco un'operazione che nasce e va contestualizzata nel momento in cui è nata, nel 2006, quando si pensava appunto alla delocalizzazione dell'ospedale di Monteluce in quella che poi sarà la sua sede. E allora credo che amministratori illuminati e i proprietari di quella struttura, che lei dice la regione, ma in realtà è regione e università, perché entrambe sono proprietarie del fondo, hanno dato vita a un'operazione che per la regione ha portato un introito di 20 milioni e qualcosa. Quindi c'è stato un evento che non era, diciamo, neanche del tutto prevedibile. Tra l'altro sostenuto da pareri autorevoli non soltanto dei dirigenti della regione, ma anche di esperti del settore che sono facilmente riscontrabili. Però vorrei fare semplicemente una domanda alla collega nel momento in cui giudica questa operazione pericolosa e non ben gestita. Possiamo provare a immaginare cosa sarebbe stato Monteluce se fosse rimasto nelle competenze economiche di regione e università per quanto riguarda smaltimento, abbattimento, bonifica, i costi che queste due istituzioni avrebbero dovuto sostenere? E poi, se facciamo una rapida panoramica delle situazioni che riguardano un po' il destino di Monteluce, no? In tante città della nostra Italia non ne troviamo una paragonabile alla nostra, nella quale il 60% delle costruzioni ha avuto la sua realizzazione. E in più c'è l'operazione che a mio avviso avrebbe dovuto portare a compimento anche il Comune, proprio per far fronte a quell'emergenza di cui lei parlava, e cioè quella di liberare gli spazi che si era impegnata a liberare per far posto ad Umbria Digitale, che ha dovuto correre verso altre situazioni che, se non ricordo male, dovevano rappresentare, diciamo così, una
copertura sui 3 milioni di euro che forse avrebbe potuto vedere sanare quella criticità di cui giustamente le imprese lamentano. Quindi chi si è candidato a queste elezioni sapendo che c'era questa criticità da gestire, noi l'anno scorso con il nostro stop rapido e improvviso abbiamo dovuto mettere fine a tutte quelle pratiche che probabilmente potevano essere portate a compimento, ma chi dall'emergenza si era fatto carico e oggi ha la responsabilità, diciamo così, del governo, non può soltanto dire rivendichiamo le scelte sbagliate del 2006, cosa sulla quale si può sindacare, ma deve darci anche delle soluzioni di qualsiasi natura, privati che intervengono, ben vengano, perché quel quartiere e la città di Perugia si meritano che venga rimesso nelle condizioni di poter avere il lustro che merita. Ce l'immaginiamo se fosse rimasto un quartiere abbandonato, con uno stabile vecchio, non bonificato, non demolito, con tutte le criticità legate al fatto che aveva ospitato un ospedale universitario per tanti anni? Che tipo di reazione avrebbero avuto i cittadini di Perugia rispetto a una presenza nella quale chissà cosa si poteva generare? Mi costringete a fare il presidente. Lasciamo la domanda aperta, ne parliamo in un'altra occasione. Siamo magari fuori tempo, io avrei piacere di proseguire, ma i tempi televisivi sono quelli. No, ha sollevato alcuni stimoli interessanti. Ce la fa da rispondere nella durata della sigla? Io, ma la domanda non era per la consigliera. No, per carità, però secondo me c'è una risposta che poi le contiene tutte. Si tratta di scelte politiche. Cioè, la politica è fatta di scelte, per aspettiamo cui è stata fatta vostre, una scelta. Ma io l'ho già detto, no? Cioè, l'intenzione sicuramente è quello di far rifiorire il quartiere con le difficoltà che ereditiamo, perché se avessimo potuto in un regime civilistico scegliere le cose da ereditare o no, credo che sarebbe stato. Siamo in continuità, chiaramente la pubblica amministrazione giustamente è in continuità, per cui noi accettiamo le sfide, però dobbiamo chiarire quali sono le criticità, da dove vengono, perché però dobbiamo vedere le risposte e le proposte. Grazie a Paola Fioroni, grazie a Donatella Porzi e a voi che ci avete seguito. Tempo scaduto, arrivederci alla prossima settimana.